nel Reventino di un possibile parco eolico per le nuove energie, eccetera. Ecco, il sindaco Conte, un articolo uscito sulla stampa e sui web di internet, l'avvocato Bevilacqua, rappresentante di Italia Nostra, parla che si opporrà in tutti i modi a questo insediamento futuro del parco eolico. Lei in merito cosa vuole rispondere su questa problematica? Ma, intanto c'è da dire che l'amministrazione che io rappresento a tutt'oggi non ha dato nessuna autorizzazione per parchi eolici sul territorio del Reventino. C'è da dire che però questa amministrazione non esclude forme di energia alternativa. Sono pervenute in comune diverse domande per parchi eolici sul Reventino, con l'amministrazione si stanno vagliando, ma questa amministrazione resta comunque in attesa di regolamenti regionali che mettino mani su questa problematica, che non si può risolvere con semplici polemiche o articoli di giornali che porterebbero solo a fermenti popolari e non ad altro. L'amministrazione presieduta da me sta lavorando oggi anche ad altre forme alternative di energia, vuole sfruttare i sottoboschi, quindi la biomassa, vuole sfruttare il protocollo di Kyoto, quindi quei certificati verdi che potrebbero nascere dai nostri boschi e dalle nostre dai nostri alberi, ecco.